Ciao a tutti, benvenuti a questo incontro promosso dall'associazione Luca Coscioni. Si parla di una guerra che va avanti da 30 anni e che è una guerra perdente che sta mietendo soltanto vittime e ciò nonostante la si continua a condurre. Ne parliamo a partire dal Libro Bianco sulle droghe, che è curato ed è giunta alla 10ª edizione ed è curato da, tra gli altri, da una serie di associazioni, pubblicato dalla rivista Fuoriluogo, di cui Leonardo Fiorentini, qui alla mia destra, è il direttore. E ci racconterà Leonardo, attraverso l'analisi di dati pubblici e ufficiali, quegli stessi dati sui quali i nostri legislatori dovrebbero poi basare le loro politiche, e quindi valutare l'impatto delle leggi che loro stessi fanno. Questi dati invece il legislatore non li guarda, ma le associazioni e la rivista Fuoriluogo li legge molto attentamente e quindi ce li spiegherà e ci spiegherà quindi quanto ci stia costando questa infelice guerra alla droga. Parliamo poi anche, l'avete già in parte sentito parlare nel behind the scene di questo incontro, con Riccardo Frega, che è qui alla mia sinistra, che ci racconterà. Riccardo è segretario dell'Associazione Radicale Milano, associazione Enzo Tortora, ma è particolarmente sensibile non soltanto come radicale al tema, perché lui è stato un coltivatore di cannabis in Oregon, che è uno stato, mi diceva adesso addirittura, è il primo stato che ha legalizzato la produzione, l'uso e il consumo di cannabis, e ci racconterà e ci farà anche tra l'altro vedere delle immagini bellissime. E poi alla estrema sinistra, alla mia estrema sinistra, Virginia Fiume, che è la coordinatrice di Humans, un movimento di cittadini europei che si attiva attraverso delle iniziative popolari, cioè come le raccolte firme che hanno portato in Parlamento, nel Parlamento italiano, alcune leggi, tra le quali appunto la legge sulla legalizzazione della droga. Con questo stesso metodo di proposta dal basso, Virginia coordina tutta una serie di appunto proposte di cittadini che vengono per essere portate all'attenzione della Commissione europea e determinare quindi cambiamenti alle legislazioni. Allora, io do subito la parola a Leonardo, che ci comincia a raccontare un po' di numeri. Prego. Sì, io con questo compito ingrato di annoiarvi con i numeri. Il Libro Bianco è un rapporto che una serie di associazioni da ormai 10 anni stila per mettere in luce quali sono gli effetti perversi della legislazione sulle droghe italiana ma anche internazionale, in particolare sul sistema carcerario e sul sistema repressivo italiano. È curato in particolare dalla Società della Ragione insieme a Front Droghe, Antigone, CGL, CNCA e Associazione Luca Coscioni, che ringrazio per aver organizzato questa iniziativa. Vedete anche chi ha aderito, pian piano ci stiamo allargando e noi ogni 26 giugno presentiamo i dati che il governo dovrebbe presentare al Parlamento entro il 30, ma ormai da 3, 4, 5, forse 10 anni puntualmente non presenta. Ancora oggi noi siamo in attesa che venga presentata la relazione del governo sulla tossicodipendenza in Italia, che dovrebbe presentare ogni 30 giugno e che il ministro Fontana, l'ex ministro Fontana per fortuna, in un anno di lavoro non è neanche riuscito a scrivere l'introduzione di quella relazione, perché sappiamo che è pronta, era già pronta a giugno, però non si sa bene perché non è stata pubblicata. Il dato, questo sono gli ingressi in carcere
l'anno scorso quasi il 30% degli ingressi in carcere in Italia, per cui stiamo parlando di un dato di flusso, è dovuto all'articolo 73 del DPR 309-90, che è il testo unico sulle droghe. L'articolo 73 è quello legato allo spaccio, al piccolo spaccio o alla produzione. Chiunque produca, scambi, spacci o comunque detenga viene punito con questo articolo. Per cui un articolo di una legge del nostro Stato provoca il 30% degli ingressi in carcere. Questo è il dato invece di presenza in carcere al 31-12. Il 35% dei detenuti in Italia è in carcere per la legge sulle droghe, la gran parte per spaccio, piccolo spaccio, una parte anche per l'articolo 74, che è l'associazione per appunto per narcotraffico, chiamiamola così. Pochissimi sono i detenuti in Italia per invece appunto solo l'articolo 74, ovvero diciamo il reato davvero in qualche modo importante, che è quello del narcotraffico, traffico internazionale, comunque associazione a fini di vendita, di commercio di droghe. Si tratta di un dato che è in aumento del 6,5% rispetto all'anno scorso. Qui vedete l'andamento delle incarcerazioni, delle presenze in carcere negli ultimi 13 anni. Come vedete vi è stato un aumento delle incarcerazioni a seguito della Fini Giovanardi, molto, molto accentuato dal 2006 in poi. Questo ha provocato di fatto il sovraffollamento delle nostre carceri. Noi anche oggi, se togliessimo o tutti i detenuti per articolo 73 o comunque per la legge sulle droghe, o tutti i detenuti tossicodipendenti, che non sempre collimano ovviamente, non avremmo alcun problema di sovraffollamento delle nostre carceri. Questo dato è stato in crescita fino al 2012, 2013, 2014, anni in cui prima c'è stata la sentenza della CEDU, la sentenza Torreggiani, che ha condannato il nostro paese per trattamento disumano e degradante all'interno delle nostre carceri, e si sono susseguite una serie di interventi legislativi per cercare di dare alternative al carcere per la punizione dei colpevoli di reati, e poi nel 2014 invece la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la Fini Giovanardi. Come vedete lì c'è stato un netto crollo delle presenze in carcere, che però è durato poco. Dal 2015 noi abbiamo riscontrato un ritorno all'incarcerazione per droghe, alla repressione per droghe. Dopo lo vedremo in dati che non sono nel libro bianco perché sono arrivati dopo la nostra pubblicazione, ma che rispetto alle operazioni di polizia e agli arresti danno il segno di questo. Quello che noi diciamo da molti anni sono dati recenti, ma la tendenza anche prima di Salvini, la tendenza parte dal 2015, un incremento della repressione in generale. Poi c'è diciamo un picco ovviamente con Salvini, ma questa è un'altra questione. Quello che noi diciamo è che la legge sulle droghe è il volano delle politiche repressive carcerarie, cioè se si decide di reprimere il consumo e quindi anche il commercio delle droghe, si aumentano le presenze in carcere. Nel momento in cui si cerca di avviare politiche meno repressive, si ha invece una decongestione delle carceri. Noi abbiamo oltre un quarto della popolazione detenuta che è dichiarata tossicodipendente in carcere, e soprattutto l'anno scorso abbiamo un record di ingressi in carcere di persone
con dichiarazioni di tossicodipendenza, cioè il 35% delle persone che sono entrate in carcere l'anno scorso è stata dichiarata tossicodipendente. Non c'è solo la repressione penale, c'è anche quella amministrativa sui consumatori, grazie al referendum del 93 è stata espunta dal testo unico della Iervolino Vassalli la punizione penale per i consumatori. Questa legge che noi ci ritroviamo oggi dopo la sentenza della Corte Costituzionale del 2014 è di fatto la legge Iervolino-Vassalli del 1990, che nasceva con un impianto fortemente repressivo, tanto da punire penalmente anche chi consumava droghe. È solo stato grazie a un referendum promosso da radicali, dagli antiprovvisionisti, che questa cosa è stata espunta, un referendum vinto fra l'altro col 57%, per cui una vittoria di allora. C'è però, è rimasto l'articolo 75, che sono le sanzioni amministrative nei confronti di chi viene fermato per strada, anche solo camminando in un parco o in auto con delle sostanze, e dal 2015, quindi diciamo quell'anno si ripete, vi è stato un aumento del 40% delle segnalazioni ai prefetti. Addirittura i minori segnalati ai prefetti sono quintuplicati, per cui evidentemente le forze dell'ordine si sono messe accanite a cercare davanti alle scuole, sappiamo tutte le varie teorie delle scuole sicure con i cani davanti agli ingressi, e c'è stato un aumento del 12% delle sanzioni. Come funziona la segnalazione? Un consumatore viene trovato di solito in possesso di sostanza, viene segnalato al prefetto, il quale non ovviamente il prefetto, ma un funzionario della prefettura chiama, a volte uno se la può cavare con un ammonimento, con un discorso, una ramanzina, altre volte gli viene comminata una sanzione amministrativa, che in Italia sono dal punto di vista sociale pesantissime, perché stiamo parlando del ritiro della patente, ad esempio, o ritiro del passaporto. È ovvio che per una persona che lavora non avere la patente è un problema non da poco. Per una persona che, comunque per un ragazzo, dover spiegare alla propria famiglia che non può più guidare perché è stato trovato con una sostanza, è un problema che diventa di per sé stigma nei suoi confronti. Figuriamoci cosa può succedere, adesso qui siamo a Milano, pensiamo nella piccola città di provincia, in un paesino, quando uno viene stigmatizzato, individuato come consumatore di droga, come, scusatemi il termine che non vorrei usare, come drogato. Uno però degli obiettivi con cui nasceva quell'articolo era anche di avviare al trattamento, alla cura, anche qui fra virgolette, della persona che consuma, che abusa della sostanza. Ebbene, abbiamo visto un crollo imbarazzante delle persone che vengono avviate a un programma terapeutico. L'anno scorso, su 40.000 persone segnalate, solo 82 sono state avviate a un programma terapeutico. Qual è la sostanza che è al centro della repressione? È la cannabis, ovviamente. L'80% dei segnalati dell'anno scorso è per cannabis. Lo storico dal 90 dà un dato più o meno simile. Dall'entrata in vigore della legge Iervolino-Vassalli sono quasi 1.300.000 le persone segnalate per uso di sostanze, gran parte giovani, buona parte giovanissimi, un'intera generazione di fatto, perché in 30 anni sono 1.300.000 persone, quasi 1 milione di persone è stata segnalata in questi anni per cannabis, con tutto quello che poi ne consegue. Questi sono dati che appunto non sono contenuti, quelli che adesso vi dico, nel libro bianco, ma che servono a darci un quadro del mercato italiano e dei consumi. Come vedete, quel rapporto rispetto
alle segnalazioni dell'80% di cannabinoidi si inverte quando andiamo a vedere il mercato. Questo è un dato Istat, una stima Istat. Ovviamente la cannabis, pur essendo la sostanza più consumata, è una sostanza che ha meno valore dal punto di vista del mercato illegale, per cui vedete che i rapporti rispetto alla cocaina e anche all'eroina cambiano decisamente. Sui consumi invece si conferma il dato delle segnalazioni, ovvero di fatto secondo l'ultima relazione al Parlamento, che non è quella di quest'anno ma quella dell'anno prima, per cui stiamo parlando di dati del 2017, consuma la prevalenza di uso nell'ultimo anno è al 10,2% per la cannabis, per cui un circa il 73% dei consumi reali. Una nota, per curiosità mi sono andato a vedere i dati della stessa ricerca fatta 10 anni prima, per cui 2007-2008, allora la prevalenza nell'ultimo anno era al 14,3%. Ora, questi dati vengono raccolti con una serie di questionari che vengono inviati in un congruo numero e che poi ritornano in un numero molto minore, per cui sono sempre passibili di effettiva correttezza sul quadro generale. Resta il fatto che quando vi dicono c'è l'emergenza droga, c'è l'emergenza cannabis, non è vero. C'è magari un aumento, una tendenza a un consumo più normalizzato, certamente, ma non c'è alcun allarme di consumo di cannabis, figuriamoci, della cannabis light. Semmai invece sull'eroina c'è un problema di diffusione e di altre modalità d'uso che vediamo poi anche alla fine davvero più importante e più drammatico, perché poi abbiamo anche un aumento delle morti legate alle droghe. Questi sono i dati della repressione che vengono dalla relazione della Direzione Centrale dei Servizi Antidroga. Come vedete, i sequestri ripercorrono più o meno quello schema: prima cannabis, poi cocaina, poi l'eroina. Le operazioni, sempre questo schema: prima la cannabis, poi la cocaina, poi gli oppiacei. Stessa cosa le persone denunciate. È interessante vedere l'andamento in questi anni, dal 2009 al 2018. Vi faccio notare come in vigore la Fini-Giovanardi, che era la legge che di fatto equiparava anche come sanzioni penali le sostanze pesanti, cocaina, eroina ed altre, dalla cannabis, di fatto questa legge che equiparava quelle sostanze di fatto aveva avuto la conseguenza di far aumentare le operazioni delle forze dell'ordine in contrasto all'offerta della cannabis e inspiegabilmente o forse spiegabilmente far diminuire quelle in confronti di cocaina ed eroina, che sono ricominciate a salire solo a Fini Giovanardi tolta dal campo. Resta poi comunque che anche senza Fini Giovanardi la cannabis, come vedete, è stata l'oggetto principe dell'operazione di polizia. Stessa cosa per le persone denunciate, come vedete, stesso trend prima dell'abolizione della Fini Giovanardi e poi una lenta discesa e poi l'aumento, il ritorno alla repressione dal 2015 in poi. Qui siamo ai sequestri, ovviamente la parte del leone la fa la cannabis perché è una sostanza non solo più diffusa ma anche più voluminosa, pesa di più, è meno non è tagliabile di fatto, per cui diciamo con un chilo di cannabis e un chilo di cannabis con un chilo di cocaina ne fai di chili di cocaina sul mercato. Resta il fatto che mentre i sequestri di cocaina e eroina rimangono più o meno stabili per tutti gli anni, i sequestri di cannabis sono dei picchi, come vedete, abbastanza impressionanti, e qui non sono conteggiate le piante, per cui che sono
centinaia di migliaia all'anno che vengono sequestrate. Dopodiché nell'ultimo anno con l'ex presidente, vicepresidente del Consiglio e ministro della paura Salvini, c'è stata anche una particolare attenzione da parte delle forze dell'ordine rispetto alla canapa cosiddetta light, ovvero io lo chiamo canapone, scusate, io vengo da Ferrara, negli anni 20 era la prima provincia italiana per produzione di canapa, appunto per canapa che non ha alcun effetto drogante, eppure viene sequestrata e vengono criminalizzati interi settori produttivi. La foto che vedete è il sequestro fatto 3 giorni fa a Roma, dove oltre a le bustine contenenti infiorescenze di canapa con un contenuto di THC immagino molto basso, sono stati sequestrati, non si sa mai, anche i pacchi di pasta che andranno a fare poi peso in quel dato che vedete qui di fianco. Questa è una cosa su Ferrara. Le morti. Come vi dicevo, c'è purtroppo un ritorno all'aumento delle morti da overdose in Italia. Noi abbiamo la fortuna nel nostro paese di avere una tradizione di attività di prevenzione nei confronti dell'overdose che risale a ormai più di 20 anni fa. Siamo stati il primo paese a rendere in naloxone un farmaco da banco liberamente acquistabile in tutte le farmacie, che tutte le farmacie devono tenere, che tutte le naloxone, il Narcan è l'antagonista dell'eroina che esatto, iniettato a seguito di una dose da overdose permette di salvare la vita delle persone. Questa esperienza appunto ci ha permesso di essere una delle nazioni con un tasso di mortalità da overdose fra i più bassi d'Europa e del mondo. Purtroppo negli ultimi 2 anni abbiamo visto un incremento, invece un ritorno, un incremento delle morti, probabilmente per l'arrivo anche in Italia di oppioidi sintetici che rendono molto pericolosa ogni dose che viene venuta sul mercato. Va detto che al di là del fatto che sia un problema, devono essere avviate ulteriori attività di prevenzione. Noi abbiamo il naloxone, ma non in tutte le, ad esempio, non in tutte le regioni il naloxone viene distribuito dalle unità di strada ai consumatori di sostanze. È un'esperienza che purtroppo non è condivisa da tutte le regioni italiane e ad esempio una possibilità di avere dei test facili da fare sulla sostanza per i consumatori è un'esperienza che la regione da cui vengo, l'Emilia Romagna, sta avviando in queste settimane e che può essere un buon modo per evitare che una persona si inietti una sostanza che può essere letale, semplicemente verificando prima con un piccolo test se c'è la presenza di opioidi sintetici. Il grafico che vedete a barre invece vuol dare le dimensioni del fenomeno, ovvero 334 morti da overdose sono comunque un problema e non devono esserci, però l'anno scorso in montagna sono morte 485 persone, guidando in moto negli incidenti stradali ne sono morte 657, i morti sul lavoro del 2018 sono stati 703. Quelle morti per overdose sono un problema, però è un problema legato a un consumo che varia dai 6 ai 7 milioni di italiani che fanno uso di sostanze, per cui teniamolo nella giusta scala, con la giusta attenzione, ma non montiamo allarmi su allarmi su allarmi che non servono a nulla se non a giustificare le campagne repressive di Salvini e compagnia. L'ultimo dato che viene dal Libro Bianco è quello rispetto ai positivi e ai test sulle droghe a seguito di un incidente stradale. Secondo i dati che noi abbiamo pubblicato, che poi, come vi dirò fra poco, possono essere aggiornati nelle prossime settimane, solo l'1,14% dei conducenti coinvolti in incidenti stradali rilevati dalla polizia stradale sono stati
solo questo 1% è stato contestato l'articolo 187, che è quella guida in stato sotto l'influenza di stupefacenti. Questo è un dato parziale, tant'è che sono stati pubblicati sui giornali, anche se non sono stati ancora pubblicati i dati ufficiali, alcune anticipazioni rispetto al dato complessivo, che aumenta al 3% questa percentuale, poi si arriva al 10% con anche l'articolo 186, che è quello sull'alcol. Resta il fatto che il 90% degli incidenti in Italia viene provocato da sobri. Molti di questi che usano il cellulare in macchina, anche qui riportiamo tutto al buon senso. Giovanardi credo che abbia già detto Giovanardi di abolire, di togliere il cellulare ai minorenni per oggi il Friday. È il giorno della marcia contro il clima, per il clima, contro la CO2, diciamo. Giovanardi direbbe togliamo i cellulari, magari basterebbe non usarli in macchina. Un dato, c'è una sperimentazione del DPA rispetto a uno screening veloce su strada, il test a saliva fatto dalla polizia stradale, solo 1% dei conducenti è stato trovato positivo. Di quell'1%, il 20% poi è stato scagionato dagli esami di laboratorio. Questo conferma in qualche modo che non bisogna mettersi in macchina guidando sotto effetto di sostanze stupefacenti o di alcol, ma comunque, al di là delle esasperazioni mediatiche che ogni incidente provocato da una persona sotto effetto di sostanze viene amplificato, stiamo parlando di dati comunque marginalissimi. Le altre cose, vado veloce, nel libro bianco trovate analisi sui servizi, servizi pubblici per le persone che consumano sostanze, su un'analisi sui nuovi stili di uso e sull'inadeguatezza dei servizi, appunto, per affrontare queste nuove modalità di consumo, e una riflessione sulla ricerca. In questi anni la ricerca è stata esclusivamente farmacocentrica, ovvero sugli effetti della sostanza, sui danni possibili o non possibili che la sostanza fa, alla ricerca dei buchi del cervello, ricordiamo Serpelloni e Giovanardi qualche anno fa, mai si è fatta una ricerca seria su perché uno usa sostanze, come le usa e come le può usare in modo più sicuro. Quello che noi chiediamo ormai da anni è che si faccia anche una ricerca di tipo psicosociale che affronti i contesti e le ragioni del consumo. Trovate anche nel libro bianco le proposte di legge più interessanti depositate in Parlamento, fra cui anche la proposta di legge di iniziativa popolare, che rimane anche questa legislatura a disposizione dei parlamentari e che ci si augura possa essere ripresa almeno per una discussione in commissione, e in particolare sulla cannabis alcune riflessioni rispetto alla raccomandazione dell'ONU, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che sarà discussa dalla prossima CND di Vienna di marzo 2020, per la riclassificazione nelle tabelle delle convenzioni internazionali della cannabis, che secondo la maggiore organizzazione della sanità mondiale dovrebbe passare dalla tabella delle droghe pericolose senza alcuna utilità terapeutica a quella delle droghe pericolose ma con utilità terapeutica. Su questo potremmo aprire un dibattito che dura 2 ore. Mi fermo e vi ringrazio per la pazienza. Grazie Leonardo. Dopo questa disanima di proprio da scenario di guerra, che però appunto come vediamo non ha nel recente Salvini, nella causa, nella sua diciamo, manifestazione più acuta,
Passiamo invece al racconto opposto, cioè questa è la realtà del proibizionismo, quindi una penalizzazione, criminalizzazione, cioè persone che diventano criminali per il solo fatto di aver in qualche modo avuto a che fare con delle sostanze che sono stupefacenti quanto l'alcol e dannose quanto il tabacco e che a differenza di alcol e tabacco sono illegali. Prego. Chiedo scusa, ma mi dimentico sempre perché la do per scontata. Tutto questo, cioè tutto quello che vi ho spiegato prima, senza alcuna efficacia reale sui consumi, nel senso che al di là che non ci sia picchi di aumento di consumi, le persone consumano sostanze, comunque le acquistano in qualsiasi momento, eccetera. Per cui oltre ad essere una legge che fa danni, è una legge che è assolutamente inefficace. Sì, ma io credo che al contribuente italiano interesserebbe sapere anche quanto gli costa questa politica inefficace, perché i sequestri costano, perché mandare i poliziotti a rastrellare le scuole, a raccogliere cannabis e poi bruciare questa... cioè è un costo che a me contribuente interesserebbe capire. E anche appunto rispetto alla opportunità appunto di proseguire, quindi gli studi che vengono fatti, i dati che vengono analizzati nel rapporto hanno proprio questo obiettivo, diciamo, sono dati tecnici ma in realtà riguardano ciascuno di noi come contribuente. E cosa significa invece, al contrario del mondo a regime proibizionista, cosa significa invece un mondo a regime legale, dove invece produzione, consumo, distribuzione di cannabis sono legali? E Riccardo Frega ci racconta appunto l'esperienza che lui ha fatto da coltivatore in Oregon, che è uno stato americano in cui la cannabis è legale. Prego Riccardo. Grazie. È una cosa incredibile secondo me, perché l'Oregon non viene mai nominato dalle grandi testate giornalistiche. In Italia quando si parla di stati americani che hanno legalizzato si parla sempre di California, leggiamo tutti quanto ha incassato in tasse il Colorado. In realtà io penso che la maggior parte degli italiani l'Oregon non sappiano neanche metterlo bene sulla mappa degli Stati Uniti. In realtà è una pietra miliare. L'Oregon è stato il primo stato americano a decriminalizzare il possesso e il consumo di cannabis. Stiamo parlando del 1973. Quindi immaginatevi quanto possono essere avanti. È stato il primo stato americano ad implementare un sistema nazionale di cannabis terapeutica, parliamo del 1998, l'Oregon Medical Marijuana Act è del novembre del 98, ha legalizzato la cannabis anche ricreativa nel 2012 e proprio in quegli anni io ho cominciato a frequentarlo professionalmente e quindi ho potuto vedere con i miei occhi l'esplosione del mercato della cannabis legale. Vederlo esplodere significa vedere esplodere in realtà tantissimi settori, perché spesso noi pensiamo soltanto a che opportunità potrebbe essere per il meridione, per esempio, ed è verissimo, ne parliamo magari più avanti, però la verità è che in Oregon un sistema di legalità totale dà il via a tutto un intero comparto industriale che va quindi dalla coltivazione all'estrazione, ai servizi per la coltivazione. Ci sono decine e decine di centri medici deputati solo ad analizzare le infiorescenze, servizi agli operatori, ci sono assicurazioni, ci sono negozi che vendono ogni sorta di gadget e di utensile per la coltivazione della cannabis. Ha veramente aperto un mondo. Per non parlare di tecnologia per la coltivazione, tecnologia per il consumo, tecnologia per l'estrazione. In Italia di cannabis e di legalizzazione si parla, ma a mio modo di vedere, anche come militante politico, come dirigente politico locale, si parla male e poco degli effetti benefici che questa legalizzazione, che questa opportunità potrebbe avere sull'industria.
In particolar modo, secondo me, è arrivato il momento di alzare un attimino l'asticella del discorso della legalizzazione. Cioè, legalizzazione è una parola dietro la quale ci possono essere dei concetti veramente disparati. Di che tipo di legalizzazione stiamo parlando? Nella mia attività politica sto portando la mia esperienza, l'esperienza di una legalizzazione granulare come quella che è stata concessa allo Stato dell'Oregon. Il Medical Marijuana Program consente a chiunque, qualsiasi cittadino, di coltivare cannabis se un paziente glielo chiede, qualsiasi tipo di paziente. Tanti più pazienti ti chiedono di coltivare per loro, tanto tu puoi avere una piantagione vasta. Paziente consente a un caregiver, così si vengono chiamati lì, di coltivare fino a 13 piante. Io ho lavorato al sud dell'Oregon, che è nel cuore del Triangolo di Smeraldo, quindi stiamo parlando della zona al mondo dove cresce la cannabis con la più alta qualità. Se vedete alcune delle foto che sto proiettando, sono delle piante mostruose, alte 4-5 metri, quindi capite che 12-13 piante di quelle dimensioni consentono al singolo cittadino tranquillamente di coltivare per lavoro. L'Oregon è uno stato rurale, ampiamente spopolato. Io lo dico sempre, l'Oregon è grosso il 20% in meno dell'Italia. Voi immaginatevi l'Italia senza le isole. Tutto l'Oregon ha circa 4 milioni di abitanti, meno dell'area urbana di Milano. Quindi stiamo parlando di uno stato poverissimo, è uno stato da metà classifica, l'unica industria locale per anni è stato il legname, ci sono foreste a perdita d'occhio, l'agricoltura, l'allevamento, mucche specialmente, il vino al sud, il resto della popolazione era assolutamente condannata ad essere operaio. La legalizzazione della marijuana è stata un'opportunità incredibile. Pensate che, vi do questo parametro che secondo me è molto interessante. Abbiamo detto che il Medical Marijuana Program viene approvato nel 1998. Nel 2009 viene fatta la prima registrazione attenta dei dati. Per poco più di 20.000 pazienti hanno dato la delega a più di 10.000 coltivatori. Questo significa che tantissimi di questi coltivatori lavorano per un solo paziente e quindi avranno delle piantagioni limitatissime di qualche decina di metro quadrato. Questa è la granularità di quel sistema e questo secondo me è il tipo di legalizzazione a cui uno Stato che si approccia a parlare seriamente di legalizzazione deve aspirare e deve ambire, perché se per legalizzazione noi intendiamo dare licenze alle farmaceutiche, per esempio, o a pochi produttori autorizzati, andiamo forse a risolvere il problema delle persone che hanno bisogno della cannabis come prescrizione, e questo per carità è un problema nobilissimo di cui assolutamente dobbiamo tenere conto, ma impediamo alla cannabis di dare quell'impulso all'economia che invece secondo me uno Stato come l'Italia, per le sue caratteristiche orografiche... La foto era molto bella, quella è stata la mia prima vendita da 30 kg di marijuana, non avrei mai pensato in vita mia di riuscire a vendere 30 kg di infiorescenza secca pronta per il mercato, ero molto felice. Senza finire su una serie di TV, no, sono abbastanza riservato. È un modello, quindi, se uno visita l'Oregon, vede decine di centinaia di migliaia di piccoli produttori e di persone che concretamente si sono garantite un futuro da questa opportunità. E quindi è importante, secondo me, e sono felice di parlare qui al Salone Internazionale della Canapa, perché tutti coloro che sono interessati a fare politica per consentire che la legalizzazione in Italia sia realtà, devono, secondo me, cominciare a declinare con precisione di che tipo di legalizzazione stiamo parlando, come vogliamo ottenerla.
diceva prima giustamente che c'è una proposta di legge per i quali l'associazione Luca Coscioni, i radicali, un grande pool di organizzazioni ha già raccolto 70.000 firme, giace a prendere polvere in Parlamento e prevede un tipo di legalizzazione che va proprio in questo senso. Quindi secondo me è arrivato il momento di cambiare la narrativa della legalizzazione, parlare di legalizzazione sì come produzione di un farmaco, ma anche come soluzione socio-economica per un paese che, fino a prova contraria, l'ultima volta che ho controllato mi risulta ancora che fosse a crescita zero. Non so se magari avete, vuoi fare delle domande, c'è un aspetto che preferisci approfondire, altrimenti io proseguo a ruota libera. Io ho detto tutto quello che avevo da dire per quello che riguarda... C'è una domanda? Vuoi avvicinarti al... Così magari mi consente, perché altrimenti avrei davvero tantissimo da dire. È un signore che conosciamo, era un po' di tempo. L'ultima volta ci siamo visti in carcere, credo. No, ci sono. Ho rimosso tutto. No, chiedevo, tu parlavi dell'Oregon in termini... Si sente? Io sono Edgardo Vieira, sono un agronomo, lavoro sulla canapa da parecchi anni, quindi quest'anno coltivo light, perché si può coltivare light, quindi lo faccio. Volevo chiederti, a me risulta che negli Stati Uniti ci siano diverse, diciamo, forme di legalizzazione, quindi ogni Stato ha dei modelli diversi, no? Che poi sarà diverso anche rispetto al Canada stesso, no? Addirittura mi sembra che c'è uno Stato, tipo non so, il Maryland forse, che addirittura prevede solo l'autocoltivazione. Ecco, volevo dirti, cioè secondo te quindi l'Oregon è un modello virtuoso rispetto a tutti gli esempi possibili, e se sì, quali sono i vantaggi rispetto agli altre forme di legalizzazione a livello di stati americani? Ecco. Allora, assolutamente propongo l'Oregon come modello virtuoso. Lasciami aggiungere che anche se io ho focalizzato la mia attività preminentemente in Oregon, ho avuto l'opportunità di girare un po' per gli States, perché mi sono molto appassionato della materia, e quindi ho visitato tutti gli altri stati dove si fa in maniera massiccia, quindi stato di Washington, California e Colorado, che sono quelli che hanno la tradizione più lunga e che ci stanno facendo brutalmente più soldi anche in termini di tassazione. Ci sono delle differenze abissali fra come i diversi stati gestiscono la coltivazione di marijuana. Per esempio, lo stato di Washington è uno stato che io non definirei virtuoso, nel senso che il suo tipo di legalizzazione privilegia i grossi player, privilegia le aziende già strutturate, c'è un controllo molto più severo dell'infiorescenza e ci sono delle licenze che sono ottenibili, ma che è... c'è un lavoro da fare, bisogna rispondere a determinati requisiti. Idem vale per la California, anche se la California ultimamente ha aperto alla possibilità, sappiamo benissimo che è diventata legale pochi anni fa anche la la ricreativa, per anni è stata legale solo la terapeutica, con di fatto un trucco, perché ti bastava entrare e farti fare dire che avevi il mal di testa e ti veniva firmata una ricetta che ti consentiva di fare il consumo. Stesso modello che aveva il Canada. A me in quest'anno è capitato per esempio di finire a fare una vacanza nelle isole Victoria, sono entrato nel primo dispensario che ho trovato, perché io consumo cannabis recreational da 25 anni, e mi sono trovato davanti una persona che mi ha detto: guarda, questo è il certificato, vale un'autocertificazione qui da noi. E io gli ho detto: ma che cosa mi consiglia di avere? E lei, ridendo, mi fa: facciamo che hai il mal di testa. La California oggi, certo, cioè al consumatore viene dato anche un tipo di prodotto, una specifica per la quale è un tuo? No, assolutamente. Una volta che tu in quegli anni ricevevi una ricetta, tu a quel punto puoi avere accesso a tutta la vasta pletora di qualità.
negli stati dove è legale anche la ricreativa, ancora di più, nel senso che lì non serve neanche ricetta e hai completo accesso a tutto, compreso gli estratti. Stiamo parlando di estratti che sono mostruosi. In Oregon vengono comunemente vendute paste che hanno il 99% di THC. Loro hanno cominciato molti anni fa, tu dicevi che sei un agronomo. L'Oregon in realtà ha una lunghissima tradizione, la fanno illegalmente fin dagli anni 60, quindi queste piante che tu stai vedendo sono il frutto di un lavoro che è durato decenni di selezione delle genetiche, tecniche di produzione e di coltivazione. Ovviamente queste sono tutte genetiche che sono ormai perfettamente acclimatate a quelle caratteristiche del territorio e per questo fanno, sono delle piante così, così importanti. Comunque concludo la risposta, è assolutamente virtuoso questo modello, perché se tu giri per esempio nello stato di Washington o anche in California, ci sono delle super piantagioni, dei super produttori con le guardie armate che pattugliano il perimetro perché ci sono delle concentrazioni enormi di piante. Quello che tu vedresti girando in macchina per le strade del sud dell'Oregon è un comunissimo vicinato di una qualsiasi cittadina rurale, dove un vicino non c'ha niente, il vicino dopo ha una vite, il vicino dopo ha una piantagione di cannabis e così via, in maniera granulare. C'è anche chi limita a farne 6, 7, 8 piante liberamente senza rischiare niente, un po' per consumo personale e un po' l'eccesso per la vendita. Grazie. Se poi avete domande, naturalmente possiamo anche riprenderle dopo questo racconto bellissimo ed esaltante. Mi consente in realtà di dare la parola, non è affatto peregrino, a Virginia Fiume, la quale coordina appunto delle iniziative a livello europeo che possono contribuire appunto a livello continentale a proporre delle forme di legalizzazione. Però ecco, adesso Riccardo ci faceva capire quanto importante sia capire di quale anche legalizzazione si parla. Virginia coordina un movimento che si chiama Humans, ma anche i progetti di iniziativa popolare di una associazione che è Science for Democracy, che come lo stesso nome rappresenta, si batte per affermare la scientificità delle politiche, quindi la centralità dell'indirizzo politico basato appunto sull'evidenza scientifica. Virginia, raccontaci un po', ecco, rispetto alla legalizzazione sul piano europeo, che tipo di progetto e che tipo di mobilitazione? Sì, grazie mille. Ci sei. Sono pronto, eccomi. Eccoci. Sì, la legalizzazione della cannabis, io credo che sia il tipo di lotta, si è incarnato da quello che è anche il Salone Internazionale della Canapa. Cioè qui noi vediamo, e spero vedremo di più nel corso del weekend, diverse tipologie di esseri umani che gravitano in questo mondo che anche Riccardo ha ben descritto. Cioè ci sono i pazienti, ci sono gli operatori, cioè chi produce, chi aiuta altri cittadini a consumare, ci sono gli appassionati, e secondo me dobbiamo avere paura di pensare anche alle persone che sono semplicemente attratte dalla canapa come per uso ricreativo, per un approccio culturale, perché poi andando a sviscerare anche il mondo della canapa è proprio un modo di vedere la realtà, e secondo me questo aspetto è estremamente interessante. Gli imprenditori e tutti questi pezzi di cittadinanza sono quelli che servono per una mobilitazione italiana o europea. Il piano della legalizzazione in Italia, e tra poco vi racconterò come anche in Europa, può essere strutturato secondo me secondo tre direttrici. Una è quella del diritto alla salute, secondo me anche il diritto al benessere e alla libertà, quindi diciamo dal diritto alla salute vera e propria, cioè malattia, cura, al diritto alla felicità come uno se la intende e ai diritti fondamentali. Nel libro bianco sulle droghe
curato da fuori luogo, a cui ha contribuito anche l'associazione Coscioni, e come raccontava Leonardo c'è l'aspetto dei detenuti, della popolazione detenuta, dei costi sul sistema giudiziario, quindi c'è tutto anche un discorso proprio di diritti fondamentali delle persone. Questi 30 anni di guerra alla droga hanno avuto quindi un impatto sui diritti, ma per certi aspetti si può vederla anche in modo positivo. Si è raggiunta una grande maturità del dibattito pubblico, cioè il fatto che adesso il Salone Internazionale della Canapa sia in un posto a Milano dove si parla di questo, noi abbiamo questo dibattito, 30 anni fa sarebbe stato molto diverso anche a Milano, sarebbe stata una cosa più underground, di nicchia, cioè quindi il dibattito è cresciuto e c'è una maturità sociale molto diversa. Questa maturità non è stata raggiunta per caso dal nulla, ci sono stati decenni di lotte, disobbedienze civili, attività di informazione, sentenze in Italia, o per esempio si citava quella della CEDU, quindi europea, e ci avviciniamo al tema europeo, una proposta di legge di iniziativa popolare che giace in Parlamento, c'è ancora tempo, una legislatura perché venga approvata. Questa maturità del dibattito politico non ha aspettato i tempi del Parlamento. Cioè, se avessimo aspettato i tempi del Parlamento, probabilmente saremmo allo stesso punto di 30 anni fa. Credo valga la pena ricordare oggi quello che è successo 2 giorni fa con Marco Cappato, nel senso che il metodo che ha usato Marco Cappato e l'associazione Luca Coscioni ci ha dimostrato innanzitutto come la mobilitazione non sia la scelta di uno strumento, cioè l'associazione Coscioni e i Radicali Italiani non hanno raccolto le firme su una proposta di legge di iniziativa popolare and that's it, finita lì. Ci sono stati i contenziosi strategici, la disobbedienza, quello che è assurda agli onori delle cronache è la disobbedienza civile di Marco Cappato prima ancora della proposta di legge. E questo metodo Cappato ci ha dimostrato che può funzionare, cioè secondo me sono 2 giorni in cui siamo tutti un attimo shakerati dal fatto che le cose possono succedere veramente, e secondo me questa sensazione di shakeramento è preziosissima per immaginare una mobilitazione nazionale ed europea. Si parlava prima di 1 milione di persone in Italia segnalate per cannabis, allora ve la ribalto, immaginiamo 1 milione di persone in Europa fermamente convinte per la legalizzazione della cannabis. Questo è quello che può succedere se si usa come quadro questo strumento di democrazia partecipativa che è l'iniziativa dei cittadini europei. L'iniziativa dei cittadini europei, molti non lo sanno, magari voi lo sapete, ma chi segue online non lo sa, è lo strumento di democrazia partecipativa che l'Unione Europea, i trattati dell'Unione Europea mettono a disposizione dei cittadini per attivare appunto un processo di riforma politica. Ovviamente non è una proposta di legge, per come funziona l'Unione Europea non si può fare una proposta di legge di iniziativa popolare a livello europeo, anche perché non esistono vere e proprie leggi europee, però se 1 milione di cittadini si mobilitano e vengono raccolte 1 milione di firme, la Commissione Europea può prendere in considerazione un certo tema e trasformarlo nel processo legislativo, dal Parlamento al Consiglio a tutti i vari a cascata organi. Come dicevo prima, non si può fare una mobilitazione usando un solo strumento, quindi una raccolta firme non è abbastanza, ma l'iniziativa dei cittadini europei è un modo per cui una lotta che avviene in singoli stati nazionali può diventare una lotta continentale. Humans, che è questo movimento di iniziativa dei cittadini che stiamo avviando con Marco Cappato europeo, e Science for Democracy, l'associazione Coscioni, aderendo ad alcune specifiche iniziative dei cittadini europei, si muove usando questi strumenti. Siamo già attivi su 2 iniziative e le cito non per fare pubblicità, anche se poi fa sempre bene, ma perché il filo si tiene. Un'iniziativa dei cittadini europei già in corso è quella sullo Stato di diritto, sul rispetto della democrazia degli Stati nazionali e dei diritti fondamentali. Si può leggere sul sito formyrights.eu, ma diciamo che i diritti fondamentali, lo Stato che non discute una proposta di legge di iniziativa popolare e la lascia lì, un Parlamento che tace di fronte a un richiamo della sentenza della Corte Costituzionale, sono temi legati allo Stato di diritto, e quindi questa è la grande iniziativa. E poi c'è l'iniziativa sul carbon pricing, cioè sul tassare le emissioni di CO2 e usare i ricavi per la transizione ecologica e riduzione delle tasse dei lavoratori. Transizione ecologica, siamo al Salone della Canapa, quello che ci ha raccontato Riccardo è
tutti altri discorsi possono collegarsi anche alla canapa della transizione ecologica. Questo filo come lo vogliamo portare avanti? Abbiamo iniziato a fare un lavoro sulla cannabis, su proporre un'iniziativa dei cittadini europei per la legalizzazione della cannabis nell'Unione Europea. Ora, evidentemente non possiamo, cioè non è che l'Unione Europea arriva, siccome noi non siamo Salvini, non è che l'Unione Europea arriva e decide cosa gli stati nazionali devono fare, ma se noi riuscissimo a fare questa mobilitazione sulla cannabis con una forza abbastanza alta a livello europeo, connettendo le lotte nazionali, la Commissione Europea potrebbe dare delle linee di indirizzo e quindi le direttive, quindi attivare il processo legislativo al Parlamento Europeo perché ci sia una forma di legalizzazione basata su cosa? Le iniziative dei cittadini europei possono entrare nel merito delle competenze della Commissione Europea, quindi non si può proporre qualunque cosa, deve essere qualcosa di cui la Commissione Europea ha competenze. In particolare la Commissione Europea ha competenze, e questo è il modo in cui stiamo scrivendo o è stata scritta, e poi sentiremo Benjamin dalla Francia che ce lo spiegherà meglio, su un paio di cose importanti. Uno è il diritto alla salute, cioè sia il Parlamento, sia la Commissione che il Parlamento Europeo che il Consiglio hanno nei trattati europei il dovere di migliorare il diritto alla salute dei cittadini. E quindi se noi riteniamo la cannabis come uno strumento di miglioramento del diritto alla salute, questo può essere oggetto di iniziativa dei cittadini europei. E poi in termini di protezione dei consumatori, cioè uno dei grandi temi che tiene unita l'Unione Europea è proprio il mercato e i consumatori, e quindi questo è l'altro ambito. Questa iniziativa dei cittadini europei la stiamo costruendo in questo modo, con una rete di altre organizzazioni in Europa, di cui appunto parleremo a breve, però era già stata presentata anni fa, ritenuta valida dalla Commissione, ed era partita la raccolta firme che poi si era arenata. Quello che crediamo è che si possa adesso lavorare a questa proposta. Voglio solo concludere dicendo che appunto non si può legalizzare, essendo l'Unione Europea l'Europa un continente, si deve legalizzare uno Stato alla volta, ma si deve anche tenere il filo tra gli Stati che sono più maturi o meno maturi. Recentemente c'era la notizia del Lussemburgo, che potrebbe essere il primo Stato europeo a legalizzare tutto, terapeutica, ricreativa, eccetera, eccetera. All'altro aspetto c'è l'Italia, dove c'è una proposta di legge che nessuno, di cui nessuno parla. È San Marino. È San Marino, ci frega tutti. La rivolta parte da San Marino. Non è in Europa. No. Esatto, è un enclave. Possiamo annetterlo, esatto. Come con la Crimea. O ci facciamo annettere. E quindi insomma l'idea di questa mobilitazione dei cittadini europei non è un'idea, cioè è fattibile, lì è portata di mano. Si tratta di creare un sistema di connessione tra appunto pazienti, cittadini, operatori, imprenditori, umani, che diano una spinta alla democrazia rappresentativa europea e nazionale per fare qualcosa che appunto dopo 30 anni di guerra si può anche pensare di fare. Ho finito. Grazie anche per la velocità, ma il concetto che ha espresso Virginia credo che sia quello cruciale, cioè se non ci muoviamo individualmente come persone, come cittadini, operatori, le cose non vengono fatte, cioè nessuno lo farà e nessuno soprattutto lo farà nella maniera giusta, ecco, probabilmente un giorno anche senza cittadini i decisori potranno arrivare, ma su pressione di chi? Delle grandi multinazionali straniere che evidentemente avranno interesse a appunto monopolizzare i business e non consentire che diventa invece una opportunità diffusa. Abbiamo poco tempo, abbiamo un ultimo intervento e poi evidentemente spazio anche alle domande se ne avete, con dunque si chiama Benjamin Jacquois, che è un attivista francese, lo presento in italiano così poi evitiamo la duplicazione in inglese, lui interverrà in inglese, è il cofondatore di una ONG che si chiama Ecocitoyenne, ma che ha avuto questa iniziativa alcuni anni fa, non ricordo esattamente, nel 14 hanno proposto una prima appunto iniziativa dei cittadini europei, cioè hanno utilizzato questo strumento di iniziativa popolare, strumento ufficiale di iniziativa popolare europea, per proporre una idea di legalizzazione del mercato.
Quella proposta che era stata ammessa dalla Commissione, perché il testo di una ICE deve essere vagliato dalla Commissione, era stato ammesso. Questo significa che in realtà la Commissione ha riconosciuto un fondamento giuridico nel formulare questa proposta politica. Ce l'abbiamo in linea? Ah, ok, quindi magari parla anche italiano. Avrebbe. Con lui comunque possiamo. Ma no, tanto gli chiediamo di essere anche breve, perché in realtà questa esperienza, diciamo, del 14, perché è importante? Perché siamo arrivati ad un punto in cui. Cioè, si deve essere determinati, si deve essere determinati con poi i ragazzi di Friday for Futures a scendere nelle piazze, ad essere in tanti e far sentire la propria voce e spingersi anche più in là e far sentire anche la propria proposta, la propria iniziativa. Sulla legalizzazione è molto probabile che, qualora ci fosse un grande dibattito pubblico in ciascuno dei paesi europei, un dibattito pubblico vero, informato, si arriva un dibattito pubblico basato sui dati che ci ha raccontato Leonardo e che sono evidentemente, credo, assimilabili in tutti i paesi in cui vigono regimi proibizionisti. I confronti con paesi come il Portogallo, il caso recente che ha adottato politiche anche se non di piena legalizzazione ma di sostanziale riduzione del danno, credo lo si possa dire su ogni depenalizzazione completa. Ecco, noi evidentemente crediamo che si possa anche arrivare oltre e le esperienze già fatte nel mondo consentono di vedere che non si tratta affatto né di utopie né di cose terrificanti. Come siamo con Benjamin? Non arriva. Non arriva, ma allora io direi, se avete domande o se avete altri interventi voi, sì, vale, benissimo. Vale, vorrei aggiungere una cosa a proposito di quello che hai appena detto. Ne parlavamo nel fuori onda noi. Un'altra esperienza che vorrei portare è quella sempre dello stato dell'Oregon. 2 anni fa uno dei quotidiani più famosi lì aveva pubblicato una ricerca, una stima, secondo cui lo stato dell'Oregon nel 2017 ha prodotto 3 volte il fabbisogno di cannabis dello stato. Quindi l'Oregon produce 3 volte tanto in termini di la sua produzione è 3 volte tanto il fabbisogno di consumo. E dove va questo surplus mostruoso? È evidente dove va sul mercato nero. E qui mi ricollego a quello che dicevano loro, perché il proibizionismo ha talmente fallito che anche in uno stato federale dove alcuni stati legalizzano e altri no, questo non è sufficiente a fermare il mercato nero, perché io ho visto con i miei occhi durante il periodo del raccolto, dopo l'essiccatura, dopo la stagione del trimming, cominciare ad arrivare le carovane di compratori dalla East Coast, da tutti gli stati limitrofi dove la cannabis ancora non è legale, con i camion, con i doppi fondi, per portarli di là e rivendere l'infiorescenza giustamente a 5 volte il prezzo con cui la acquistavano lì. Quindi non solo l'unico sistema, l'unico modello virtuoso è quello antiproibizionista, ma non si può tollerare nessuna forma di proibizionismo, pena il mercato nero e la criminalità. Ho una domanda che si connette però anche ad un'iniziativa vostra, che è questa We Do, sì. Perché si accennava appunto prima ad una proposta di legge sulla quale ho anch'io raccolto tante firme ed è stato bellissimo, era 2 anni fa. Eh sì. Per la legalizzazione. In quel testo di legge non ricordo come fosse normata la questione della produzione, oltre alla produzione, diciamo, per consumo personale, il cui limite era 5 piante, invece per la produzione commerciale? Certo che sì, è un'ottima legge depositata in Parlamento che depenalizza completamente consumo, autoproduzione, possesso e che consente di tutte, stiamo parlando di cannabis?
la pro... Scusate, perché è stato l'emendamento che abbiamo fatto. Ci mancherebbe. L'articolo 1 di quella legge, a differenza dell'attuale testo unico sulle droghe, dice che è legale consumare qualsiasi tipo di sostanza. Ah sì, il consumo, certo, non consumo. Parlavo della produzione. Sì, no, certo. E è una buona legge che consente di investire commercialmente nel mercato della cannabis, si chiede di equiparare la cannabis al tabacco, quindi ci vogliono dei paletti, ne vieta naturalmente il consumo da parte dei minorenni, è prevista una tassazione paragonabile a quella del tabacco, ma viene stabilito con grande precisione dove devono essere investiti i proventi del gettito fiscale. Quindi è davvero un'ottima legge. WeDo è una campagna che Radicali Italiani ha lanciato per fare pressione sul nostro Parlamento, perché quella legge per cui anche tu hai fatto i tavoli al freddo e al gelo giace lì inascoltata. Noi vogliamo che si discuta. A febbraio alcuni esponenti del nostro movimento politico hanno spedito a tutti i parlamentari una busta contenente un semino di cannabis, ovviamente voleva essere una provocazione per aprire il dibattito. Stiamo raccogliendo una petizione per spingere i parlamentari a discuterlo. Si può firmare anche online al sito cannabis.radicali.it. Questa è solo la prima iniziativa, perché WeDo sarà una campagna a molto più alto respiro, perché è arrivato questo il momento di dotare l'Italia di una legge sulla legalizzazione, ed è questo il momento per dotare l'Italia di una buona legge sulla legalizzazione. Quindi chiunque voglia attivarsi, contribuire, donare per sostenere le nostre iniziative ci può contattare. Ripeto, il sito è cannabis.radicali.it. Benissimo, fatelo. Fate anche, diciamo, contribuite anche nei limiti del possibile a diffondere un po', diciamo, di incoraggiare alla partecipazione, incoraggiare le persone che sappiamo tra consumatori o simpatizzanti, e soprattutto tra persone consapevoli dei danni, perché l'amico è stato beccato, perché i problemi che ha avuto, perché davanti a delle cose assurde come la legalità del possesso di un seme, appunto il seme che voi mandate è oggetto lecito, l'azione invece di piantare, quindi infilare un dito sotto la terra, questo seme è un'azione penale gravissima che comporta reclusione, mi pare, fino a 12 anni. No? Per fortuna almeno fino a 6, non sono pochi, manco 6, comporta la reclusione piantare un seme. E Virginia, se vuoi se vuoi aggiungere rispetto alla IMI, visto che Benjamin non c'è, ce ne puoi parlare tu, sì. Quella iniziativa, in che modo c'è utile per finalizzare la proposta sulla quale state lavorando? Sì, l'ho accennato brevemente. L'iniziativa, spero che arrivi anche lui, nasce, ha una storia particolarmente interessante, nel 2014 da un gruppo di studenti di Sciences Po a Parigi, che per un esercizio di un corso universitario, c'era un corso dedicato proprio alle iniziative dei cittadini europei, e quindi il professore aveva chiesto loro di studiare sia da un punto di vista giuridico che da un punto di vista pratico e politico, quindi democrazia partecipativa, lo strumento delle iniziative dei cittadini europei. Quindi un gruppo di studenti, ovviamente la facoltà di Sciences Po è abbastanza europea ed eterogenea, si erano studiati che cosa poteva essere fatto a livello di richiesta, come dicevamo prima, alla Commissione Europea, quindi nell'ambito delle proprie competenze, rispetto alla cannabis. Quindi hanno creato un comitato di cittadini studenti e, come dicevo prima, le linee guida di questa ICE, magari poi trovo il testo per farvelo vedere, sono proprio legate a due direttrici. Una legata alla protezione dei consumatori e alla proposta di armonizzare le legislazioni dei paesi, degli stati membri, e l'altra è legata al diritto alla salute. Quindi non si fa distinzione in questa
la chiamiamo ipotetica ICE, nel senso che non è ancora ICE, è acronimo di iniziativa dei cittadini europei, non si fa distinzione tra ricreativa, terapeutica, cioè si prende la cannabis come prodotto, come prodotto che ha quindi una valenza di diritto alla salute, una valenza di consumo in senso ampio. Quello che è successo è questo: studiata questa proposta, è stata sottoposta alla Commissione, questo è il passaggio, diciamo, che fanno le iniziative dei cittadini europei. Quando si propone un'iniziativa dei cittadini europei alla Commissione, questa in prima battuta può dire è nelle mie competenze oppure non è nelle mie competenze. Nel caso non lo fosse, si rifà il processo. In quel caso fu considerata attinente e quindi iniziò la raccolta firme. Questi sono i passaggi delle iniziative, che poi si è arenata perché mancava la rete europea. Questo è uno dei limiti principali, delle sfide principali di questo tipo di iniziative, che le firme devono essere raccolte raggiungendo una certa soglia in almeno 7 paesi e comunque totalizzando 1 milione di firme. Cosa è successo? Adesso lo strumento delle iniziative dei cittadini europei negli ultimi 5 anni comunque ha preso un po' più piede, anche se ci troviamo, come spesso accade, in tutto quello che è democrazia non rappresentativa, in un ambito di scarsa conoscenza. Cioè la storia radicale insegna come un referendum, far sapere che si può firmare un referendum o far sapere che si vota per un referendum, diciamo il tasso di conoscenza dipende anche dagli interessi coinvolti nello strumento stesso. Immaginiamoci con uno strumento dell'Unione Europea dove, diciamo, si parla poco e male dell'Europa spesso. Però quello che dicevo prima è importante, cioè questo tipo di iniziativa, proprio per l'ampiezza di come viene trattato il tema, ha il potenziale per connettere le persone attraverso tutta l'Unione Europea. Un elemento importante da dire: la ICE, l'iniziativa dei cittadini europei, non è una proposta di legge e quindi anche a livello di articolazione della proposta è molto vaga, è un'indicazione di policy, non è una proposta di legge, quindi non è così stringente, perché comunque qualunque cosa la Commissione decidesse di fare, cioè poi dopo sono gli stati nazionali che devono farsi le loro leggi in base a quello. Quindi questa è un po' la struttura e la storia di questo strumento. L'ultima cosa che volevo dire è che appunto una mobilitazione del genere non può avvenire solo a livello di cittadini mobilitati su un'iniziativa dei cittadini europei, occorre una serie di altri strumenti e occorre l'impegno poi sugli stati nazionali, cioè sono complementari il lavoro europeo e il lavoro nazionale, ma si rafforzano l'uno con l'altro, e questo mi sembra importante metterlo. È un elemento fondamentale, la pressione dell'opinione pubblica, il principale e fondamentale aiuto. Per questo, diciamo, al di là dell'iniziativa del singolo cittadino che firma, deve essere la partecipazione del singolo cittadino ad una battaglia per portarla avanti. Sappiamo che in realtà i governanti sono e come sensibili all'opinione pubblica, anzi si lasciano esclusivamente guidare dalla opinione pubblica, spesso forse neanche la si può definire opinione pubblica, questa cosa emotiva molto fluida che dura 30 secondi e poi da un tema switcha su un altro tema. Però la questione della consapevolezza e proprio della volontà di partecipare e contribuire ad una scelta di politica pubblica, scelta di correzione di una politica pubblica che attualmente si rivela, tutti i dati lo dimostrano, soltanto negativa, nociva sotto ogni punto di vista, limitatrice della libertà, soffoca le opportunità. Ecco, abbiamo visto con Riccardo quali opportunità incredibili potrebbero esserci, un po' per tutti noi in fondo, possibilità di immaginarsi imprenditori o agricoltori di un qualcosa che come prodotto, ecco, non è semplicemente la frutta o la verdura che si consuma mangiandola, ma è così duttile, quindi consente anche un'applicazione creativa. Ecco, tutto questo noi ce lo pregiudichiamo per una ottusa e anche un po' adesso inerziale, francamente, ostilità verso una vera e propria legalizzazione. Abbiamo Benjamin that can hear us perfectly. Hi, welcome Benjamin. We can't hear you.
tecnologia non collabora mai al momento in cui dovrebbe. Sì. Hai alzato il volume? Sì. Eppure è vero che si era fatto il test prima e funzionava. Giuro. Try now. Can you hear me now? Right. Yeah. Hi Ben, welcome. We have just introduced you, and Virginia also said us about the ECI you proposed in Europe for another legalization. We would like to for you to tell us about that experience, what you learned, and if you plan to move forward. Of course. So thank you for having me first. I'm actually in Italy. I'm in Bologna right now. So I'm sorry I couldn't be with you, but I'm happy to be there virtually. So my name is Benjamin, and I'm a civil society worker / consultant in drug policy reform for the past 4 years in France, and I used to work for the UN before with UNODC. And so I'm going to talk to you about a first ICI that was launched a couple of years ago, not by myself, but by a contact of mine who was at the same school that I've been to, which is Sciences Po in Paris. My friend, he started this ICI as a schoolwork, actually. It was in a class that they wanted to see how could be used different initiatives at the European level and how far they could be stretched, what topics they could be concerned with, and what could we do with them. And so they had the idea, obviously, to make one about legalization of cannabis, legal regulation of cannabis in Europe. And so we started with three people, and there were already three different countries. And they added, I think, four or five other persons from other countries. So they had the minimum required, which is the signature of seven different people in seven different countries in Europe. And so they did a very solid analysis about what could be used on the European legal framework to further this goal. I'm going to read it to you because it's very simple and very clear, I think. So the object, it's the European solution to a European issue, legalizing cannabis. The ECI, we'd like to talk, so that was the name of the ICI, we'd like to talk aims at making the European Union adopt a common policy on the control and regulation of cannabis production, use, and sale. The main aims of this initiative was based on the fact that there's currently a UK heterogeneous legal map as regards to cannabis policies on the continent. And so this question of coherence and discrimination is worth asking legally. And so for them, a common policy on the control and regulation of cannabis production, use, and sale would one, ensure equality before the law and non-discrimination of all EU citizens. B, protect consumers and monitor health security. And C, end trafficking. And let's look towards the legalization of cannabis and the harmonization of national legislation across the EU. And so we had a wide legal basis on that. I can give you the article. It's Article 67 of the treaty, Article 168, and Article 169. And so with that legal basis, they were able to submit an ICE proposal to the relevant authorities, and it got accepted. So it was for them, it was already a win. Because they didn't really think of building and launching such a campaign. But in the end, they started doing it with very little means, and so it was really a tryout.
I think they paved the way for other initiatives because they've done such a legal research out of it. So this part is done. Now what's needed is a real network, a real coalition upon which this initiative can progress and build on. So that's what we're trying to do now. And that's the reason I'm talking to you now, I think. And the idea is really to take all the work that's been done, obviously to kind of reshape it to our needs and what we want, but it's very cosmetic, and build a solid communication and reach out strategy from many different countries. So we have a different differences from the previous CCI. The biggest one, for example, is that we have Brexit now, and so we don't have the UK anymore, and so that means that by countries there is a different number of signatures that need to be attained. And for example, for France, where I am, we're going to have to reach for even more than signatures than before. But I think the idea is, obviously the principal goal is to have the required amount of signatures, which is 1 million signatures. But this is huge. I'm pretty sure you can grasp the difficulty of that. In France, the last time we had a petition, I think we reached something like 55,000 signatures, which was more than anything else that had been done before, but nowhere close to what would be needed for that initiative. And so, in my opinion, obviously we need to try to attain these goals, but the secondary goals are as important and can be in itself a victory, I think, which is to really develop a communication campaign and put that topic at the forefront of every national elections in the different countries and all the other political events that could happen, to really make it a legitimate topic, as we know it all, as we all know it should. And obviously we were helped by the momentum, the global momentum on cannabis reform. But I think it could be a step to achieve global legalization in Europe. It might not attain that goal on the first tryout, but it's something that will help us go towards that. So that's my take a little bit on this. I'll stop there and we can exchange. Is that good? Thank you very much. I have a question, actually. What about France? Do you have already a network or association supporting the initiative, or are you already working on it? Yeah, there is a couple of organizations, and I'm thinking mostly about Normal France, which used to be another organization, and they changed a couple of years ago, and they really trying to become kind of a mass organization with a lot of members and trying to be recognized as the legitimate actors to have this kind of initiatives. But it's very difficult. The ground for funding and developing a professional organization in that aspect is quite challenging. So we're getting there, but we're not as engaged, I think, as other countries. I'm thinking, for example, of Spain, which they really have a vibrant community that are really engaged on that topic. In France, we have a lot of work to do on that aspect. All right. Virginia? Ho una questione. I have a question as well. You work lobbying also for drug policies in France, correct? Yes, of course, yeah. Can you maybe tell us something also, because there are activists here in Italy as well. What's the biggest difficulties and opportunity for lobby activities around cannabis at a national level in France? Like, what does it work and what doesn't work in your activity around trying to create, overcome the bridge between citizens and politicians, elected politicians. Yeah. So
I'm going to try to lay groundwork in what has been done, what I've done before in my little story. It's not necessarily the truth, but it's quite representative. So I had an organization called Eco Citizen, which wanted to do, and we've been doing what we call citizen lobby for the past 3-4 years. And the idea was to really use all the tools that are being used by lobbying firms everywhere in the world, but try to do it transparently with rules and also for a common good goals, right? We're not there for advancing economic prices. And so the idea was to use these tools and be as rigorous and really try to reach the right person and how to do that to other organizations. Because the idea is that we cannot do everything by ourselves. So the idea is how to make strong coalitions and then to give them the tools so they can reach the right person at the political level. Our understanding is that civil society, especially in our topic, used arguments or advocacy tools that were not efficient. A lot of things that we were doing that I think were quite self-satisfying but lacked actually concrete progress and we weren't going very much very far. You know, it's good to have meetings once a year when everyone can have a good time in the park, right? But it's also a we're going to achieve the smoke, which is not something that is working in France with politicians. I don't know anyone else that. Thank you. Can you hear me well? Well, but that's fine. By the way, time is running out. What did I cut? Say it again. We can't hear anymore. Where did I cut? What was the last thing you heard? Hard to tell. It was all messed up. No, come on. Don't worry. We got the master. We got the master. Traditionally in France. Can't hear you really well. Can you hear me now? Is that good? Yeah. Yeah. All right. What I was trying to do with Echo is trying to change the way we were attaining political goals. And so it's trying to work step by step, work with people you may not share the political ideas or stop. Okay. Sorry, Brian. Find common grounds. Okay. And so today I work with politicians from the center. It doesn't work. Yeah, but it's fine. It's fine. Oh, shit. I'm sorry. No, it's not your fault. It's the connection here. I'm really sorry. Okay. It's okay. Siccome il tempo... Sì. Yeah. Shall we... No. Maybe can cut my webcam. Domande? No. Voi avete domande per Benjamin? No? Volete aggiungere qualcos'altro? Volete aggiungere qualcos'altro, no? Benjamin, cioè, d'altra parte era inutile. Era inutile che rimanesse. Io credo che okay. Possano. But I can hear you, but you need to speak closer to the mic, I think. Yeah, I think we're gonna shut down the connection because it's really bad. Okay. Thank you so much. No, you're welcome. I'm sorry I couldn't talk more, but thank you for having me. Thank you very much. Ciao. We'll be in touch for sure.
Bye Ben. Ok. Bye bye. Non ce ne va più però. Chiudilo. Allora, io direi che noi possiamo anche congedarci qui se non avete null'altro da aggiungere o voi nulla da domandare. Consiglierei a tutti voi però di lasciare magari un recapito internet nel quale potrete trovare il libro bianco, le iniziative di cui abbiamo parlato, approfondire i temi e eventualmente appunto contattare anche i singoli relatori per eventuali approfondimenti. Quindi chiudiamo con un giro di siti internet da ricordare. Vado io ne ho tantissimi. Allora, ho citato due iniziative dei cittadini europei. Una, il sito è for, con la R di Roma, myrights.eu, per l'iniziativa dei cittadini europei sullo stato di diritto. Poi abbiamo stopglobalwarming.eu per l'iniziativa sul carbon pricing. Per le iniziative future, in italiano c'è alcuoredellapolitica.net. E poi c'è, importante, sul sito dell'Associazione Luca Coscioni, il sito è associazionelucacoscioni.it, c'è un appello a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare e un sacco di materiale informativo. Credo di avere finito. Tocca a te. Tocca a me. Io, dato che stiamo parlando del Salone della Cannabis di Milano, invito tutti i milanesi che vogliono darci una mano a scrivere a radicalimilano@gmail.com, perché la battaglia è appena cominciata e abbiamo bisogno di tante braccia per la lotta. Il sito è radicalimilano.it. Se invece volete consultare le iniziative di Radicali Italiani, lo potete fare sul sito radicali.it. E adesso andiamo a gustarci un po' di legal weed qui al Salone, tutti insieme. Io invece vi ricordo il sito di Fuoriluogo, che è www.fuoriluogo.it, dove potete trovare anche tutte le edizioni precedenti del Libro Bianco. In una c'è anche una valutazione dei costi economici della proibizione e quindi delle prospettive di legalizzazione. Grazie per... si può trovare in tutte le librerie, su Amazon, su ibs.it e su You Can Print, che è, diciamo, l'editore di self-publishing con cui abbiamo pubblicato. E anche qua al banchetto dell'Associazione Luca Coscione di Radicali Italiani, qui nel cortile. Ne approfitto, già che ci sono, per invitare tutti quelli che saranno a Roma il 7 di ottobre, abitanti o che vorranno venire, insieme a Forum Droghe, Società della Ragione, Associazione Luca Coscioni e il Centro Riforma per lo Stato, organizziamo un seminario di approfondimento rispetto alla valutazione delle politiche, in particolare sulle droghe. Sarà un seminario con esperti che, cercando di valutare a partire dal lavoro del Libro Bianco e dei rapporti internazionali che valutano le politiche sulle droghe, insieme speriamo ai parlamentari che vorranno venire, di come si possa realmente valutare le politiche e quindi intervenire su di esse per migliorarle. Direi che diamo un sacco da fare ai parlamentari. Lunedì 7 ottobre dalle 15 alle 18 alla sala di Santa Maria in Aquiro al Senato, bisogna registrarsi sul sito di Fuoriluogo. Colgo l'occasione per ringraziare Fuoriluogo che ha fatto la diretta e dico a chi sta seguendo online che tra l'altro dal 3 al 6 ottobre a Bari c'è il congresso dell'Associazione Luca Coscioni e che noi siamo qui al Salone della Canapa, che è in via VAT 15 a Milano, quindi se qualcuno che segue vuole venire, questo dove? A Bari, esatto, quindi trovate tutto. Grazie a Fuoriluogo che ha fatto la diretta, peraltro. Se qualcuno vuole dire o annunciare quando è il suo compleanno, noi diamo la comunicazione anche di quello. Grazie a tutti, ciao.